Ben ritrovati amici sportivi di Teres Veva, compagnia Amore Fidelis, ogni lunedì per commentare le vicende calcistiche della Fidelis Andria, lo facciamo come sempre in, in compagnia di graditissimi ospiti che passo subito a presentarvi perché anche questa, in questa puntata abbiamo tanto da commentare, da dire, da proiettarci sul prossimo impegno um, dell'Andria, quindi con me come al solito il collega giornalista Peppino Ernesto. Ciao Aldo, buonasera a tutti. Volto della difesa andriese, Cristian Riggio. Ciao Aldo, buonasera a tutti. Grazie per la disponibilità e per la tua presenza in studio. Senza perdere altri secondi preziosi, partirei subito con il consueto commento, copertina da parte di Peppino su questa ennesima, per esattezza diciassettesima sconfitta stagionale della Fidelis che praticamente. Come un po' tutti hanno titolato tra stampa e tv, è un film già visto. Eh, infatti, Aldo, pensavo oggi pomeriggio, se mi fosse capitato di dover scrivere un libro sulla stagione della Fidelisandia, su questa stagione della Fidelisandia, lo avrei ridotto a un capitolo soltanto. Perché è sempre lo stesso. Cioè, eh, ripetiamo continuamente le stesse cose. All'Andia sembra. È entrata in un loop, si dice così adesso, no? Quelli sì. bravi dicono: è entrata in un loop, è un ciclo uh, vizioso. Le, le cose che uh, si uh, ripetono di settimana in settimana sono sempre le stesse. Dobbiamo ripeterci anche questa settimana, ancora una volta, una partita uh, dai due volti, cominciata male, cominciata molto male. Sinceramente, dopo il primo quarto d'ora ero. ero Preoccupato perché vedevo diciamo, la Turris che entrava con facilità mh, tra le maglie della difesa dell'Andria. Poi trovato l'equilibrio, l'Andria è venuta fuori, ha mh, cominciato a creare anche delle buone opportunità per segnare ed è stata una costante di tutta la partita. Io penso che sono state poche le gare in cui abbiamo visto tante potenziali pallegol costruite da ma sbagliarle come spesso è capitato in questa stagione. Purtroppo eh, è una costante che si ripete, così come è una costante anche il discorso che riguarda i legni colpiti. Ormai anche questo sembra un refrain sentito eh, tante volte. Anzi questa volta Sembrava che eh, il vento avesse cambiato direzione quando, lo abbiamo appena visto nelle immagini, era stata la Turris a colpire un clamoroso palo. Poi però puntualmente è arrivato anche quello eh, dell'Andria. Che dire, un'altra occasione eh, sciupata per dare questa benedetta svolta al campionato. È la quinta volta che dopo un successo dell'Andria. Uh, l'Andia la partita dopo puntualmente viene uh, sconfitta e quindi non c'è quel minimo di continuità che sarebbe fondamentale per creare fiducia, per creare autostima, per avere la spinta per cercare di raggiungere le squadre che mh, la precedono. Il dato di fatto è che l'Andia in questo momento risulta ancora esclusa anche dai play-out. Peppino diceva, occasione sciupata. È davvero così secondo te? Beh, penso proprio di sì. Dai, per come abbiamo affrontato la partita, sicuramente c'è molto rammarico perché eh, sapevamo che dovevamo andare lì per fare il risultato, che poteva essere un pareggio. E sicuramente la vittoria eh, ci dava quello slancio per, per affrontare meglio la settimana e per arrivare alla partita di, di Latina con molto più fiducia e autostima però diciamo che è un film già visto, diciamo sempre le stesse parole, però dobbiamo ripartire da quello che eh, abbiamo creato, da quello che proponiamo, da, dall'atteggiamento, eh, dal lavoro che facciamo in settimane, credo che solo in quel modo possiamo uscirne fuori. Eh, sicuramente gli episodi eh, ci stanno andando... Un po' a sfavore, però dobbiamo essere bravi anche lì a portarceli dalla nostra parte. Sul libro di quelli che hanno mancato occasioni clamorose, ti sì, sei iscritto alla grande sì, anche tu mi sono eh, ieri. Io. Perché, diciamo, proprio sì. nel finale, nel finale, sì. tempo quasi scaduto, hai avuto una grossa opportunità sì. per pareggiare. Cos'è successo? Purtroppo sì, dai, volevo regalarmi questa gioia, ma più che altro volevo regalare questa gioia ai tifosi, perché comunque pareggiare in quel momento sapendo che stavamo spingendo tanto, pensando anche magari dopo il pareggio a portarla a casa, però forse l'ho colpita troppo bene da, da mandarla fuori, o boh, è capitata così, ma sicuramente la prossima volta farò meglio. Peppino, partirei subito con qualche intervento da casa perché mh, già presentano diversi temi i nostri telespettatori, tipo eh, questo amico che scrive adesso... Fa male male perdere così La squadra gioca un buon calcio Ma alla fine se non fai gol Sei al punto di partenza E quello che stavi dicendo tu È che ovviamente Emergi in maniera lampante Il tema dell'anno della dell I numeri del resto lo dicono L'anno è uno dei peggiori attacchi del campionato. 23 gol eh, 23 gol che sono Ha fatto peggio solo la Vibonese 23 gol in 30 partite Sono un'inezia E eh, fino a quando non produci la cosa magari diciamo, ci sta non arrivi sì. e non. quando cominci poi ad arrivare con frequenza come è capitato soprattutto a Foggia e a, eh, e a Torre, del e... Torre del Greco ma in qualche modo col anche eh, col Catani in casa col Francavilla sì. qualcosa però le due più eclatanti secondo me sono state Foggia e Torre del Greco se produci tanto e sbagli alla fine vieni punito, è la legge del calcio. L'Andria ha contestato molto il gol della Turris, tant'è vero che noi abbiamo isolato l'azione della rete realizzata tra l'altro da un andriese come Vito Lionetti nella ripresa al 33esimo, cerchiamo di capire il perché di queste proteste. Eh, lo stiamo vedendo adesso, sul colpo di testa... Sul primo colpo di testa, eh, Santanello a cui era diretto il pallone, era in chiara posizione di eh, fuorigioco ed era un fuorigioco attivo perché la sua presenza chiaramente ha influito sulla uh, respinta di Alcibide. Qua si vede, ecco, vede lui fa il movimento, quindi sì. è parte attiva dell'azione, non è um, fermo e quindi partecipa attivamente all'azione ed è chiara ed è abbastanza. Evidente come posizione di, di, di sì. fuorigioco, non lo so perché non sia stata segnalata dal, dal collaboratore dell'arbitro. Poi sulla corta respinta, Leonetti ha fatto gol. Voi, avete, voi che eravate in campo avete sicuramente detto qualcosa all'arbitro, che cosa vi ha risposto, se ha dato una risposta. Guardi, ehm, io eh, dal campo non avevo avuto la percezione che potesse essere fuori gioco perché mm, concentrato su, su dove andava sì. la palla, sul mm. momento, non, mm, diciamo non me ne ero accorto. E me ne sono accorto quando proprio stasera, rivedendolo, è eh, una chiara comunque. È chiaro fuori gioco lì perché comunque è una posizione attiva di Sant'Agnello. Sicuramente Raffaele lì, se stava da solo, poteva fare molto meglio, cioè nel senso poteva stopparla anche, però giustamente avendo. Sant'Agnello vicino eh, ha dovuto Alcimia affrettare che Saracco sono stati i due che hanno protestato a lungo sì. con l'arbitro. Sì. Però non è stato una no, non... cosa ad avere anche una risposta in questo senso. Ma Ma insomma, la è... colpa è del collaboratore sì. più che dell'arbitro. Sì. Eh, vista la posizione dell'arbitro dell è il collaboratore che doveva segnalarlo e invece non, non se ne è accorto. Minimamente dalla posizione. La possiamo inserire tra i vari torti arbitrali di questa stagione? Perché anche questo è un film già visto, purtroppo. In questo Lo inseriamo. Senso. Lo inseriamo. <ride> un, altro, un altro elemento <ride> no. negativo eh, di questa. fa parte sempre di quel capitolo unico <ride> che dobbiamo scrivere alla fine dell'anno. Eppure è stata una delle pochissime distrazioni difensive, anzi, mi rivolgo proprio a un protagonista del reparto arretrato perché anche ieri a Turismo di quelle che segna a Valanga lo dimostrano i tre bomber che hanno raggiunto tutti i 10 gol superati anche eh, avete tenuto bene anche ieri un passo in avanti in questo c'è stato soprattutto quando c'è stato l'ennesimo cambio tecnico sì diciamo che ora a livello difensivo lavoriamo più di reparto quindi è un lavoro più di di gruppo, quindi c'è chi attacca, chi copre. Quindi diciamo che se sbaglio uno, l'altro riesce a recuperare subito. Quindi non è una difesa individuale. Dove se sbaglio come io... Su come succedeva cioè, un po' con la difesa a 3, insomma. Eh, sì, dai, dai la difesa a tre è più una difesa individuale, dove si va sull'uomo molto più forte. E diciamo che. E in queste settimane, per quello che si è potuto fare, ci, abbiamo lavorato tanto sul, sulla difesa, su, sul conoscerci, anche perché eh, alla fine io sono arrivato a gennaio, non, non conoscevo eh, i ragazzi, quindi dobbiamo anche conoscerci. In questo poco tempo, giocare tante partite, capire le caratteristiche, perché comunque magari. Chi è più veloce, chi magari è più di lettura, quindi ci sono tante caratteristiche da capire. Giustamente possiamo farle in settimana. C'è poco tempo, però, per, quello, per quel poco tempo eh, facciamo il massimo per, per capirci e per riuscire a portare diciamo, quello che facciamo in partita. E... Sotto il punto di vista difensivo siamo migliorati, ma perché comunque tutta la squadra è predisposta nel lavorare, nel, nel recuperare, nell'andare nel in avanti, Riaggredire quindi anche questo ci facilita a noi. E... Pepino, dal punto di vista difensivo infatti eh, la squadra sta migliorando. Ma no. I numeri lo dicono, eh. i numeri lo dicono. Cioè, l'Andria eh, ha subito comunque pochi gol, è vero, spesso quei pochi sono decisivi proprio perché dall'altro lato l'Andria non segna, E quindi magari... Fanno anche più notizia i gol subiti perché è chiaro: perdi 1-0 eh, con la Virtus Francavilla, eh, perdi praticamente 1-0 anche con l'Avellino perché il secondo gol è arrivato a tempo ormai abbondantemente eh, scaduto. Mm, fra l'altro, mi piacerebbe anche ritornarci un attimo con Cristian perché anche quel rigore, voglio dire. Molto Mi è sembrato dubbio. molto molto generoso ma non una ha inciso, una generosa alla fine non è. Sì. Cioè, voglio dire quello ha inciso poco perché l'Andia comunque stava perdendo però se tu ci fai caso alla fine diciamo l'Andia massimo sub subisce il golletto è chiaro che se dall'altro lato non segni evidentemente che questi pochi gol subiti diventano pesantissimi Intervengono da casa, per esempio, questo amico scrive: eh, Peppino, vogliamo sfatare una volta per tutte il mito: che chi spende tanto vince, l'Andria ha speso più di tante squadre dei penultime in classifica. Nella Turisi i tre attaccanti hanno fatto tutti 10 gol a testa, e secondo me nessuno ha l'ingaggio di Dipiazza. Sul fatto complessivo della spesa ho qualche dubbio, sinceramente, non penso Ma anche che... sugli ingaggi, no, eh. non ci metterei la mano sul fuoco, eh, infatti, perché da eh. quello che so io, diciamo, gli ingaggi degli attaccanti della Turris non sono diciamo, inferiori poi diciamo, non mi interesso di contabilità quindi non so esattamente se lui ha notizie più precise sull'entità degli ingaggi però so che Vito Leonetti è uno che viaggia a cifre importanti eh, perché è stato contattato anche in passato e, e so che diciamo, ha un buon contratto con la Turis, però eh, sulla prima parte del discorso sono un po' più d'accordo con lui, senza fare le pulci ai, ai contratti dei singoli giocatori. È chiaro: se il calcio si basasse solo sui soldi, eh, alla, all non si giocherebbe neanche. Eh, per fortuna, spesso Davide vince contro Golia, anche se poi facciamo un'analisi sull'intero campionato non sulla singola partita e ahimè diciamo Golia è sempre in testa perché voglio dire Bari e Catanzaro non mi pare che abbiano speso poco, eh, anzi, però voglio dire. <ride> Hai citato Vito Leonetti perché ieri il giocatore Andriese che giocava nella Turis e che ha deciso il match. Eh, è stato protagonista di, è stato oggetto di polemica soprattutto sui social. E proprio sui social lui ha cercato di eh, giustificarsi dicendo che a fronte del suo lavoro e della maglia della Turis che indossava ha fatto quello che doveva fare a livello professionale, eh, giustificandosi poi a fine partita per eh, il gol fatto e decisivo poi per il risultato. Eh, <coughs> ha fatto il suo dovere, ha detto che ha fatto il suo dovere. È questa è l'immagine invece. Simpatica perché per chi non lo sapesse, eh, c'era anche il fratello di Vito Lionetti che eh, invece indossava la maglia della Fidelis in panchina perché è uno degli under, eh, anche questa è stata un'immagine simpatica dalla partita di ieri, però, ritornando al discorso che stavi facendo, ah, lui ha fatto il professionista. È giusto che ha segnato, non è il primo, non sarà l'ultimo. Abbiamo spesso ricordato come eh, Riccardo Lattanzio tutte le volte che gioca contro l'Andria eh, segna. Eh, ricordavo prima eh, un episodio ancora più diciamo, ehm, ehm, pungente da questo punto di vista, quando un certo Raffaele 40 che eh, aveva fatto sei campionati o sette co-campionati con l'Andria, ehm, l'anno in cui passò al Casarano, l'anno dopo venne ad Andria e segnò il rigore, che diede la vittoria al Casarano, al degli Ulivi. Quindi diciamo. Ognuno fa questo di mestiere e lo deve fare fino in fondo. Poi quello che è successo nel dopopartita non lo so esattamente, mi è stato un po' raccontato e qualcuno contestava il fatto che Leonetti e Perina, cioè i due Andriesi ehm, nel, in maglia diciamo, eh, rossa della, della Turris, eh, avessero prima diciamo, esultato con i loro tifosi anche... Su qualche coro contro la squadra andriese, e poi sono andati a scusarsi con eh, la curva dell'Andria. Mi dicono, eh, sto raccontando quello che mi è stato detto, ma non ne sono certo. Quello che è successo sul campo, secondo me, è ordinaria amministrazione, cioè un calciatore mh, fa eh, il professionista fino ma in essere. fondo. Così deve essere. In questi casi, cioè, il mio consiglio è, poi, è, me è meglio, diciamo, a fine partita, visto che c'è questo coinvolgimento emotivo, andare, negli andare direttamente di costa, negli spogliatoi senza perfetto. fare troppe sceneggiate, sceneggiate. Ecco, che poi alla fine possono ritorcersi contro, come in questo caso. Per il resto, insomma, sul comportamento in campo, nulla da eccepire. Per Cristian da casa dicono: Non vediamo ancora lo spirito combattivo di una squadra che deve salvarsi. Molto spesso vi affidate a leziosismi che per una squadra appunto che deve lottare per la salvezza servono a poco. Come vogliamo rispondere a questo? Amico da casa? Ma non so cosa intende il Signore per spirito combattivo, perché comunque noi le affrontiamo le partite diciamo per come, per come devono essere affrontate, le, le prepariamo sul campo, le, cerchiamo di, di, di prepararle con delle giocate comunque codificate per mettere in difficoltà proprio gli avversari e puntare. No, su probabilmente Cristian, eh, l'amico a casa, si riferisce al fatto che ci sono fasi della gara in cui continuate a cercare la giocata, il, magari il fraseggio elegante, quando invece ci sono situazioni in cui una sana pedata al pallone dall'altro lato del campo, lo so, adesso c'è questa moda del cercare l'uscita da, dal basso per eh, dare eh, maggiori soluzioni in avanti, però per fare questo bisogna avere una padronanza di palleggio. Io noto che l'Andria alcune volte... Eccede in questo tentativo e si perdono sanguinosi palloni che causano delle ripartenze degli avversari. Cioè, ci sono delle situazioni in cui, ecco, siccome bisogna raccogliere il più possibile anche un pareggio, in questi casi magari va bene, magari ecco, evitare la giocata di fino e eh, calciare diciamo anche eh, alle stelle, se vogliamo. Ma. Sicuramente alcune, cioè dobbiamo leggere meglio delle situazioni, come diceva lei, dove in alcuni casi bisogna magari spazzare la palla, in alcuni casi poterla giocare diversamente, però penso che eh, se noi buttiamo la palla avanti non, penso che creiamo molto di meno di quanto stiamo creando, perché eh, non siamo una squadra... Dove riusciamo a fare quel tipo di gioco? Dove no, ma io non parlo in generale, parlo di alcune situazioni, cioè in cui magari ecco, questa ricerca continua porta a volte. Eh. Però sì, diciamo di sì, però i gol che abbiamo preso non sono frutto di quella ricerca, sono frutto di altre situazioni. Quindi non penso che mh, sia proprio quello il problema, dai. Sentiamoci le dichiarazioni di Mr. Di Bari al termine del match di ieri a Torre del Greco. Sembra di rivedere un po' le ultime partite fuori casa. Eh, nessima prestazione fatta bene, nessima prestazione dove abbiamo creato delle palle gol, non abbiamo sfruttato. Era una partita, secondo me, che faceva quella vinceva, purtroppo hanno fatto gol loro, siamo stati un po' ingenui sul gol preso, però anche oggi abbiamo creato 6-7 palle, anche oggi abbiamo preso un palo, quindi. Sul piano del gioco dobbiamo insistere così ma dobbiamo essere più cattivi perché servono i punti e serve far gol soprattutto. Sapevamo che incontravamo una squadra forte, loro sono partiti bene, hanno fatto un quarto dove ci hanno messo in grossa difficoltà, poi abbiamo preso le misure e secondo me la squadra ha tenuto benissimo il campo, secondo tempo non avevo la sensazione di, di prendere gol però... Poi c'è stata quelle tre o quattro occasioni, compresa quella del palo, non abbiamo sfruttato, poi c'è stato questo gol della, della Turis che ci ha tagliato un po' le, le gambe. Dobbiamo insistere, io non conosco altre situazioni in più del lavoro. Siamo sì. questi, dobbiamo stringerci perché comunque le prestazioni ci sono. Ora c'è un'altra partita importante in casa, dobbiamo fare, no, il risultato dobbiamo vincere. Quindi da martedì ci metteremo sotto. Intanto recuperiamo energie che abbiamo sprecato questo mese giocando ogni 3-4 giorni. Quindi è importante ora recuperare e poi da martedì metterci sotto e preparare questa partita. Per noi diventa fondamentale, diventa come una fidata. Cristian, recuperare energie, lo hai detto anche tu: è stata dura eh, giocare ogni 3 giorni al mese di febbraio. Sì, vabbè, molto, molto duro, perché comunque non si riesce a lavorare bene, stai sempre fisicamente un po' in apprensione, perché finisce la partita, il tempo di recuperare ne devi fare un'altra. Quindi stai sempre lì comunque a cercare di, di recuperare le energie al massimo, ma quando non sono realmente al massimo, perché quando si gioca ogni tre giorni è difficile recuperare il massimo della prestazione. Quindi ora in questa settimana abbiamo la, possib la possibilità di lavorare tutti insieme, e di, di lavorare al massimo, di lavorare con lo spirito e con la voglia di, di, di fare il risultato. Peppino, ancora da casa, non tiriamo mai da fuori e quando attacchiamo attacchiamo con pochi uomini e mai cross dal fondo e si cercano sempre cross dalla tre quarti. Il fatto del tiri dalla distanza l'avevo notato anch'io. Non è una squadra che tira molto, no non, no? non è una squadra che ha nelle corde questo tipo di soluzione, anche se ieri qualche tiro dal limite c'è stato. Il problema è centrare lo specchio <ride> della porta. Ogni tanto insomma bisogna essere un po' più eh, precisi. Ci sono, stati, sì, ci sono state alcune conclusioni, una diciamo un po' estemporanea di buona volontà nel primo tempo, quando ha tentato eh, su una corta respinta. Un, um, un tiro al volo che non è uscito lontano dai pali, ci sono stati anche un, un paio di diagonali di, di, di piazza, ma anche là centrare la porta diciamo, è un, un optional, e, um, eh, sì, ma manca, manca lo stoccatore, manca quello che ha eh, la, proprio la capacità di provare la conclusione Anche perché dalla minuti, distanza. Minuti, mh, ho visto una tourist che si era praticamente barricata. E lo di... so, ma se non, no, se non no. ce l'hai come, come mh, soluzione nel tuo bagaglio tecnico non è che te lo puoi inventare, inventare. da oggi a domani. Ancora eh, ci sono tanti messaggi che rimarcano i troppi errori di Di Piazza. Perché, sì, è bravo, ci scrivono in parecchi, a farsi trovare nel posto giusto, ma non è ancora l'uomo decisivo. E ci scrive ancora un altro amico da casa, a differenza delle altre dirette concorrenti. Che dopo il mercato hanno trovato l'uomo che ha sbloccato la situazione offensiva. L'Andria, che ha puntato ancora una volta su Di Piazza, ha fallito. I numeri dicono questo, i numeri dell'ultima partita in particolare, purtroppo ha avuto tante opportunità diciamo, non, non sfruttate a dovere, ma io non rimprovero questo a Di Piazza perché alla fine ecco, cioè un attaccante si fa trovare e lui suggerisce eh, spesso diciamo, il passaggio in profondità e, e questo diciamo, è, un, è un dato eh, positivo, è una nota di merito. Io quello che rimprovero a, eh, di Piazza sono quelle situazioni in cui, eh, ed è capitato diverse volte in questa stagione, arriva davanti al portiere e poi tenta improbabili dribbling a due passi dalla porta, che non gli sono mai riusciti questo, questo discorso di rientrare dal sinistro sul destro poi riportarsi sulla palla sul sinistro eh, quando sei arrivato vicino alla porta devi scegliere la soluzione più immediata perché poi eh, i difensori avversari non stanno a guardare e, e la storia di questo campionato dice che quel tipo di soluzione non gli è mai eh, riuscita Che l'ha provata anche in altre occasioni eh, se non ricordo male la Latina sì. in altre eh, situazioni dove eh, un eh, eccesso diciamo di ehm, ricerca della soluzione, eh, ecco, quello che dicevo prima, sai, la, la conclusione anche un po' ignorante eh, può fare, eh, al caso dell'Andia, una squadra che si deve salvare, a volte deve scegliere anche soluzioni. E poi l'altro dato, ma questo è tipico proprio degli attaccanti, diciamo eh, quello di avere un po' di egoismo perché. Anche ieri, quando lui ha tentato quel doppio dribbling sul primo, aveva la possibilità di mettere la palla al centro, come era già capitato eh, in altre occasioni. Però non ha diciamo, l'immediatezza del passaggio perché lui vede solo la porta. Poi un po' di più di precisione, magari diciamo nelle conclusioni non sarebbe male, però noi siamo precisi invece con i tempi che ci detta la regia perché ci dobbiamo fermare per il break pubblicitario. Seconda parte di Pane Amore Fidelis con me in studio c'è Peppino Ernesto come sempre il difensore della Fidelis Andria Cristian Riggio che ringrazio nuovamente, procediamo anche con questa seconda parte di trasmissione e vediamo un po' il quadro della situazione eh, con i risultati che hanno caratterizzato. Forse sarebbe di... meglio non vederlo però lo vediamo. <ride> Beh, lo, lo dobbiamo fare, di conseguenza vado a leggere i risultati. Messina Juve Stabia 0-1, Bari Francavilla 2-1, a 1. Catania Monterosi 3-1, a 1. Latina Potenza 0-3, Monopoli Catanzaro 2-1, a Paganesi Avellino 0-2. Palermo Vibonese 3-0, Taranto Foggia 1-1, Turissandria 1-0, Picerno Campobasso rinviata per la neve caduta in maniera copiosa sul territorio lucano. La classifica la riassumiamo in poche battute perché il Bari sembra aver preso lo slancio giusto per staccare le diete concorrenti, invece c'è grandissima bagarre lì sotto. Andiamo a vedere il servizio di Luca Guerra perché alle parole ci uniamo anche alle immagini e poi ritorniamo in studio per commentare appunto la giornata di campionato. Dopo un febbraio che aveva compresso le distanze nelle parti alte della classifica, marzo si apre con un allungo: quello del Bari che regola per 2-1 la Virtus Francavilla nel derby del San Nicola e si porta a più 7 sul Catanzaro, sconfitto a 50 km di distanza con lo stesso punteggio dal Monopoli. Seconda vittoria di fila per i biancoverdi di Colombo che cancellano un periodo non fatto di 5 gare senza successi. Al podio del girone C di Serie C si avvicina l'Avellino che conferma il cambio di passo con l'arrivo di Carmine Gautieri in panchina grazie al 2-0 nel derby di Pagani. Al sesto posto resta il Palermo che mantiene la media di tre reti a partita realizzate al Barbera, conserva l'imbattibilità nel proprio stadio e regola per 3-0 la Vibonese, tutto nel giorno in cui Matteo Brunori segnando in sette partite di fila eguaglia il record di Sucru. Un gol e un punto a testa nel derby dello Iacovone tra Taranto e Foggia, due squadre che sembrano aver smarrito un po' di smalto rispetto alla prima parte di stagione. Il Catania mette da parte per un sabato i guai su. Societari, grazie al 3 a 1 Casalingo al Monterosi. In zona salvezza, la rete di schiavi permette alla Juve Stabia di passare a Messina. Mentre il Potenza ne fa 3 a Latina e avvicina la Paganese. Rinviata per Neve Picerno Campobasso. Cristian tu sei uno dei più esperti della categoria perché il tuo passato dice oltre andrea a quello attuale, eh, il tuo insomma, lavoro attuale. Catanzaro Monopoli Acragas ancora prima eh, come la vedi questa stagione? Bari ha già vinto il campionato? no vabbè già vinto no sicuramente domenica ha un bel incrocio diciamo dai, però se... ha preso diciamo, un buon sì, margine sì, sì, per stare un buon tranquillo margine. però Ah, ancora non è chiuso perché, comunque, fin quando non ci sta la matematica è tutto aperto. Lì sotto, invece, come la vediamo questa Fidelis? Ovviamente, tu dirai dobbiamo lottare perché la salvezza la dobbiamo <ride> no, raggiungere. Normale. Però, per esempio, il Messina che si è fermato nell'ultimo turno di campionato, ma puntavi su questa squadra siciliana perché era sotto l'Andre fino a qualche tempo fa. Eh, sincero non, non ci puntavo più di tanto Però nel, il calcio non è una scienza esatta cioè, Sono stati bravi comunque a ingranare due o tre risultati di fila Che li ha portati in una posizione di classifica Diciamo diversa E, e quello che dicevamo prima Ando, Lo diciamo all'inizio della trasmissione L'autostima, la fiducia Basta? Fare un, un piccolo ciclo di risultati e le cose cambiano, è successo prima, a Messina adesso sta capitando al potenza. Sì. Quindi sì. è chiaro che se invece tu vinci e la partita dopo puntualmente perdi e non riesci a dare continuità e non ci sono dei pareggi che magari ti muovono comunque la, la classifica, la squadra gioca comunque sempre contratta, non, non riesce ad esprimersi al meglio. Eh, a queste squadre è capitato un mini ciclo positivo più o meno lungo che le ha portate piano piano a mettersi in una situazione quantomeno più eh, confortante. Diventano fondamentali le ultime quattro partite in casa. Ci scrive Lorenzo. E eh certo, eh, sicuramente in casa dobbiamo costruire il nostro fortino, diciamo perché fino a mo. A parte Taranto, abbiamo solo ottenuto i risultati negativi. E quello che ci deve scattare dentro di noi è che in casa non, cioè non ce ne deve essere per nessuno perché giustamente abbiamo i tifosi dalla nostra parte, eh, conosciamo perfettamente le condizioni del campo perché, comunque, ci alleniamo lì, giochiamo lì, quindi dovremmo essere avvantaggiati. E Anche quindi... perché ci sono degli scontri diretti fondamentali, sì. quindi squadre non si possono proprio sbagliare anche perché ora siamo Domenica sono la tina, tutte finali dai. però poi a seguire ci sarà la Paganesti Messina, Messina, Messina e Monterosi, e Monterosi, Monterosi. quindi eh, Lorenzo proprio per continuare il messaggio di prima si rivolge alla società e chiede un abbassamento dei prezzi in maniera tale da avere lo stadio pieno in queste partite decisive, Nei rivolgiamo questo appello al Presidente. Ma ne è proprio convinto Lorenzo di questa cosa, è proprio convinto cioè che abbassando, che i, prezzi che se abbassando i prezzi si riempie, riempie lo, stadio. lo stadio se lui è convinto io no cioè, anche perché, diciamo, ehm, nella ehm, precedente occasione in cui l'Andria ha fatto i mini abbonamenti riducendo, non, non mi pare che ci sia stata una grande risposta. Eh, portare i tifosi allo stadio nel, così come dice lui, tanto da riempirlo, è un'impresa ardua in questa situazione. Eh, gli amici da casa sono bravi ad anticipare i miei temi della scaletta. E tu gliela di questi, fai leggere? Ecco, Evidentemente gliela... c'è cioè, qualche spia. Una, uno di questi da casa scrive: Mi spiegate il motivo della sostituzione di Gaeta? Tra i pochi bravi a saltare l'uomo e a inquadrare lo specchio mm. della porta. Ho, sì, ho provato a sentire. Pare che avesse avuto un um, po' di febbre prima della, della partita. Per questo mi è stato detto, adesso non lo so. Eh, certo diciamo che in questo momento Gaete è un giocatore importante per questa squadra e quindi mancando anche Casoli ecco. se Vito lo ha tolto dal campo penso ci fossero delle giustificazioni, magari non so se Cristian ne sa eh, qualcosa in più, a me è stato detto questo che aveva, che aveva febbre eh, ieri mh, durante la partita. No, vediamo subito, ne sai qualcosa di più? <ride> Guarda, penso che sia stato sostituito perché magari in quel momento il ministro aveva avuto una lettura della partita diversa, quindi pensava magari di, di poter dare un, dare un cambio, dai, una svolta in quei minuti. Quanto è importante l'apporto di Cassoli che ieri è mancato alla Fidelis? Tantissimo. Ah, sicuramente Jack è un calciatore fondamentale per noi. E come, come in termini di personalità e di, di, di qualità tecniche, di qualità fisiche, comunque e lui è un giocatore che noi non possiamo farne a meno. Pepino infatti lo stava dicendo: ah, assolutamente. Eh, senza nulla togliere a nessuno sì. di questa squadra, credo che sia in assoluto il giocatore più importante almeno sì. per quanto. Um, ma non fosse guarda. altro anche proprio lì davanti perché gli ultimi gol hanno visto sempre il suo perché, zampino in termini di assist, in termini di partecipazione perché lui assicura un uh, gioco di raccordo tra i vari reparti che è fondamentale e poi è sempre determinante con le sue giocate uh, in fase offensiva, uh, la maggior parte dei gol nascono da suoi assist, da sue accelerazioni, da sue invenzioni quindi il giocatore per me fondamentale. Eh, si può fare a meno? Ci sono cambi per quasi tutti i giocatori dell'Andia per caso lì. Mi sembra di poter dire di no. Come qualcuno da casa sempre ci solleticava eh, sul tema Catania, io questa volta lo voglio affrontare in maniera un po' più chiara, anche perché le notizie sono di questa mattina, Peppino che prolungano ehm, la situazione, diciamo l'agonia di questa società in attesa di capire quello che potrà succedere. Un destino che non riguarda soltanto il Catania, ma anche un po' tutto il discorso della salvezza, perché sappiamo che se il Catania dovesse eh, scomparire, insomma essere cancellato, ovviamente ci sarà una conseguenza a catena. Ma è, è sempre brutto parlare di queste vicende, però... Io credo che il rispetto delle regole sia fondamentale se si vuole cre dare credibilità a questo gioco e non mi pare che nel caso specifico, fin dall'estate, le regole siano state rispettate. Io spero che un giorno, in, questa, in questo strano paese, si scopriranno i responsabili dello scempio. Estivo, perché quello io lo considero uno scempio eh sì, a perché, radici eh, legati all'iscrizione di esatto, questa squadra. Cioè, iscrivere una squadra che poi è stato dimostrato mh, con una debitoria pari a 60-70 milioni di anni, cioè cifre colossali. Quando in passato per molto meno delle squadre sono state escluse dalla Covid, so che io volevo capire, ma. Eh, nel caso Catania, la Coviso che sempre fa le pulci Infatti. a tutte le società, ma qua dov'era? Dov'era? Perché è importante che si sappia diciamo, chi ha controllato sì. diciamo, i documenti mh, di iscrizione della, del Catania. È molto importante che la gente lo sappia. Poi quello che ne è. Diciamo quello che è stata la conseguenza di questa uh, iscrizione. E non ci voleva cioè, la sfera di cristallo. E non ci voleva eh, la sfera di cristallo. Eh, immaginare e poi a il fallimento e quello che è seguito al fallimento eh, c'era stato detto sì. che la squadra eh, Dove doveva essere comunque smantellata, essere eh. smantellata perché la curatela fallimentare non poteva garantire Infatti. gli stipendi. La maggior parte dei giocatori sono rimasti. sono rimasti, non solo. Il Catania ha fatto anche mercato in entrata prendendo anche qualche buon giocatore sì. nel mercato di ehm, eh, riparazione. E eh, questo diciamo chiaramente rende impari il confronto, perché se il Catania non potendoselo permettere, continua a giocare con giocatori del calibro di Uh, Russotto, Russini e chi più ne ha sì. più ne metta non potendoselo permettere non ha rispettato le regole per poi arrivare diciamo, ai, ai giorni nostri eh, la curatela affarimentale eh, diciamo eh, decide per l'esercizio provvisorio fino a quando ci sono i soldi sì. per coprirla c'è stato un primo rinvio dell'esercizio provvisorio Ciò cioè significa che per quella parte era, tutto era stato coperto per poter rinviare sì. l'esercizio provvisorio. Poi sentiamo Baldini nelle e dichiarazioni ieri che grave. dice che gli stipendi non sono stati pagati. Allora per perché la curatela fallimentare ha prorogato l'esercizio provvisorio sì, se non è stata in grado di coprire l'esercizio precedente? Sì. Allora, sono sì, tutti sì. interrogativi che io mi pongo. E, ripo e mi ripongo attenzione per la regolarità del campionato, non perché interessi sol solo in la Fidelis, eh. Eh, non interessa soltanto la Fidelis, sì, sì. interessa tutte le squadre. Perché se diciamo, non si rispettano le regole, evidentemente il gioco viene falsato. Quindi a me, questa, diciamo, ulteri a me questo ulteriore rinvio suona strano: fino al 17, al suona strano. strano diciamo io sono uno addetto a lavori esterno mi chiedo diciamo i vari eh, presidenti diciamo, come reagiscono a questa situazione e se io fossi una, il presidente della scuola di calcio a questo punto anch'io direi beh voglio dire non pago, più non pago tanto alla fine non mi succede niente l'anno prossimo quindi c'è qualcosa che non, non va e anzi più di qualcosa che non va e, e, e il silenzio che diciamo gli organi Fari federali ci fa riflettere. Tra di voi calciatori, mh, cioè, che cosa vi aspettate in questo caso? Parlate di questa situazione voi dell'Ander, ma immagino che tu possa avere anche amici un po' disseminati in altre squadre calcistiche della Serie C. Sì, vabbè, sicuramente ne parliamo di questo discorso, però... Mh. Non facciamo, cioè non ci mettiamo più di tanta attenzione, anche perché pensare in questo momento che il Catania fallisce, quindi noi abbiamo altre possibilità. No, cioè, diciamo che non è il momento di pensare. Poi, se giustamente avverrà questa cosa, ci penseremo. Però, diciamo che abbiamo altri pensieri più, più importanti. Ma hai qualche amico nel Catania che magari ti ha riferito di queste situazioni, di come loro vivono questa questa situazione in cui non prendono soldi da un bel po', hanno preso mi pare mezzo stipendio a gennaio, ma hanno preso a novembre, hanno preso a dicembre, aspettano ancora febbraio, quindi... No, non, cioè, non ho nessun amico, nessun calciatore che conosco, però come, come diceva lei, leggo le interviste dell'allenatore, dell di altri dove dicono che comunque la situazione è molto grave. A proposito chiedono anche, ma se dovesse essere cancellato che cosa succede? Ovviamente parliamo del Catania. A questo punto diciamo, ci credo sempre meno perché fino al 17 ci saranno altre due partite eh, effettuate e non lo so se avranno il coraggio, perché là bisogna avere poi il coraggio, di eh, escludere il Catania a sei giornate dal termine. Se ciò dovesse capitare diciamo, il discorso è abbastanza eh, diciamo, semplice, dovrebbero essere tolti tutti i punti che le squadre hanno ottenuto contro il Catania. Quindi l'Andia perderebbe un punto, che è quello del pareggio del girone di ritorno, e tante altre squadre eh, ne perderebbero forse qualcuno in più. E, ma al di là di questo, cioè, è bene che la Lega faccia sapere che cosa ha intenzione di fare su questa situazione, anche perché a proposito di campionato, diciamo, falsato. Eh, mettiamo il caso, diciamo che si trova una soluzione arrangiata, magari si cerca in tutte le maniere di portare il Catania fino alla fine della, della stagione, con quale spirito i giocatori che non prendono soldi, da, da, è vero, dice, ma finora hanno, hanno giocato, hanno fatto il loro dovere, bravi, bravissimi eh, i giocatori del Catania perché stanno veramente giocando in maniera incommiabile, però poi ci sono situazioni in cui magari eh, lo spirito viene meno e, e, e comunque eh, ci sono partite che possono essere decisive per il vertice e per, e per la coda. Stiamo cercando di contattare il collega di Latina, perché Latina perché è il prossimo avversario della Fidelis in attesa della sua risposta affrontiamo già, apriamo questo capitolo che è il prossimo impegno eh, della Fidelis si gioca di domenica, gara interna, un Latina che reduce Peppino da due sconfitte Consecutive pensi possa, mm, possano essere frutto di un rilassamento da parte della squadra Che tra l'altro è inserita tra le prime in, cioè in zona playoff Sì, quella è una delle squadre che ha eh. beneficiato per esempio Della, della bontà della, della Fidelis Andria mm. Perché quando nella gara d'andata l'Andria Diciamo ehm, Su di morale per la vittoria contro la Turris in casa Ha giocato a Latina, Latina era dietro l'Andria in quel momento e l'Andria ha giocato una partita eh, diciamo inconcludente, la solita partita in cui eh, contro un Latina che all'epoca non aveva tutta questa eh, consistenza ha trovato il golletto e poi lo ha gestito e l'Andria si è mangiata diciamo la solita caterva eh, di gol. Da quel momento è chiaro. La Latina ha acquisito fiducia, l'Andria ha avuto un altro dei suoi diciamo, sali scendi e, e questa è la storia del campionato. Quindi, già l'andata fu abbastanza eh, deludente quella, quella, quella partita e quella sconfitta. Che gara ti aspetti domenica? Perché Chiedono da casa di emulare la gara con il Taranto, ma non tanto per il risultato quanto per la cattiveria che ci mettesse proprio nel derby. Sicuramente l'atteggiamento deve essere lo stesso di quello lì proposto contro il Taranto. Sarà sicuramente una gara non facile perché il Latina viene da due sconfitte, visto che si trova nelle zone alte della classifica e cerca diciamo, un piazzamento migliore. Viene qui comunque per fare risultato, penso. Quindi, sarà una partita difficile, una partita dura, e dovremmo affrontarla come una finale, come ha detto il mister nell'intervista. I numeri dicono anche che il Latina ha fatto peggio dell'Andrea nelle gare esterne. Il Latina ha ottenuto soltanto 11 punti Praticamente ha costruito lo, il suo successo in questa stagione Solo davanti a... Ma infatti mi col... pare che quella colpotenza Sia stata la prima sconfitta interna della sì, stagione Sì, sì è una squadra che, che eh, sfrutta molto il, il fattore campo Però eh, in, in questo momento c'è poco da discutere Sul fattore campo e sulle, sulle gare in esterna L'Andrea ha bisogno... Di fare punti in qualsiasi situazione, soprattutto nelle gare in casa, perché le avversarie sembrano un po' più alla portata mentre fuori ha un, un calendario quasi proibitivo, visto che delle quattro trasferte. Tre saranno contro Palermo, Bari e Monopoli che sono in lizza per la promozione. La quarta è contro il Picerno, che comunque si trova in zona playoff. Quindi le gare esterne sono. Eh, molto mh, difficili. Ecco perché, come si diceva prima, eh, la, mh, la salvezza o la partecipazione ai playout bisogna costruirla assolutamente in casa. Dal punto di vista atletico, come state? Penso che stiamo molto bene. Dai. Abbiamo affrontato comunque tutto il mese di febbraio avendo. Eh, Faccio corna, pochi, pochi infortuni muscolari perché comunque la squadra ha sempre mantenuto una condizione fisica abbastanza buona. E credo che comunque anche nelle partite si vede che, comunque, nel corso del tempo non riusciamo comunque a mantenere sempre un'intensità alta. Ah, e credo sia anche una questione proprio di testa più che di, di, di fisico perché si è visto nelle ultime partite l'Andria eh, che ha giocato. Fino all'ultimo minuto, cosa che prima non accadeva perché magari impaurita proprio dal, dallo sviluppo della gara. Fatto stesso che a Francavilla all'ultimo secondo c'è stata quell'azione con il palo, a eh, Torre del Greco c'è stata la tua occasione sì, praticamente sì. al 91esimo. Significa che la squadra riesce a creare fino agli ultimi istanti della gara. Ehm, non lo so quanto sia proprio una questione fisica quanto eh, invece una mentale. Evidentemente anche dal punto di vista mentale l'Andrea sta trovando lo spirito giusto e le gambe stanno rispondendo. Adesso devono rispondere anche i risultati. Carlo Antonio dice "È un problema eh, di numero di attaccanti per fare gol". Ma non penso proprio, perché comunque se andiamo a vedere la formazione di domenica c'erano tre o quattro punte centrali nel secondo tempo che stavano giocando titolari, quindi non penso proprio. Abbiamo a appena lo... detto insomma che l'Andrea ha giocato meglio quando giocava con gli esterni larghi che non quando ha giocato... Cioè a un certo punto l'Andrea aveva in campo Bubas, Sorrentino e Di Piazza, di più ne doveva mettere di punte centrali, diciamo, mi sembra un, un po' esagera, non è il numero delle punte che, 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 cambiano. che cambiano. Abbiamo visto anche squadre giocare senza attaccanti e, e fare delle grosse prestazioni anche in termini offensivi. Diciamo, io ricordo sempre la partita dello scorso anno eh, d'esordio nel campionato di Serie D a, a Bitonto, Lande giocò senza attaccanti e vinse diciamo, a Bitonto facendo una grossa partita. Chiedono ancora se avete fatto una sorta di eh, scaletta da qui fino alla fine della stagione. Tabella diciamo. Tabella, sì, scaletta di punti insomma, in questo senso, per Ma... interpretare anche sì, i sì. messaggi, da <ride> <sono ride> interpretare <ride> i messaggi anche. <ride> Ma sincero no, non l'abbiamo fatta anche perché ragioniamo partita dopo partita e Sappiamo che comunque ogni partita può dare un risultato strano, può dare un risultato diverso Basta pensare che comunque il Messini è andato a vincere col Bari Quindi cioè veramente bisogna pensare partita dopo partita e affrontarla così Perché più fai dei programmi più alla fine... Ti ritrovi con eh, tutta un'altra storia. Riesce a recuperare per domenica Capitan Casoli? Chiedono Peppino. Eh, sì, mh, è, diciamo da, 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 da verificare la sua situazione. Ha avuto un problemino fisico, mh, ritengo insomma per una questione anche di privacy, di evitare di dire esattamente. Eh, cosa, niente di particolare, però, non, è, non, non mi sembra diciamo, corretto che lo dica io se la, la società non l'ha voluto dire. Non è nulla di particolarmente serio, però, non è neanche sicuro che possa eh, diciamo, recuperare per eh, la, la prossima partita. E, è da monitorare perché, in un primo momento, sembrava addirittura che potesse farcela già domenica, poi c'è stato un problema dell'ultimo minuto e quindi è una situazione da monitorare mm, ottimisticamente si può pensare che c'è la faccia però non è, non, è, non è certo ultimo messaggio prima di chiudere da casa scrivono sto vedendo una buona crescita di due under buona volontà nella zona nevragica del campo e Ciotti sia come difensore basso che come esterno offensivo sì no, io non ritengo che in questo momento sia essenzialmente una questione di uomini, perché la sua finizionomia in campo l'ha trovata. Mm, eh, bisogna essere un po' più determinati in zona gol, bisogna segnare. No? Ecco, lì, da far... ritorniamo al solito discorso. Riggio invece che cosa chiede alla sua stagione? <ride> La salvezza cosa chiedo, <ride> no? No, spero, spero e auguro veramente di, di poter riuscire in questo, in questo obiettivo dai perché comunque. C'è la possibilità, fin quando c'è la possibilità, bisogna crederci al 100%. E magari anche l'obiettivo di centrare la porta. <ride> eh, tu sei arrivato dal Monopoli alla Fidelis, al di là di tutto ti stai trovando bene? Sì, 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 molto bene. Sincero, al di là, insomma, dei risultati che non sono proprio. Sì, totto, sì, 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 extra insomma... calcistici. Dai, a parte i risultati, per il resto mi trovo bene molto con i compagni, con la società. Quindi il clima della gittà. squadra è buono. Sì, 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 molto buono. E questo può essere un punto di partenza per il proseguo del campionato? Manca poco, però serve anche quello, Peppino. Il clima, il clima è fondamentale, il rapporto fra di loro è fondamentale se, se cominciano diciamo, a nascere delle divisioni allo spogliatoio, che sono sempre possibili quando i risultati non arrivano, perché lo spogliatoio di solito lo esatto. fa il risultato però mi sembra di notare diciamo eh, che, almeno che questo, che questo è, un, è, un un aspetto, è una qualità di questa cosa cioè c'è una cosa che, che Vito di Bari ha saputo curare bene Bene, è davvero tutto per questa puntata di Pane Amore Fidelis, grazie al difensore della Fidelis Sandia, Cristian Riggio. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Buonasera. Bocca al lupo per te per questa stagione, per e la tua carriera, Peppino. Per mi la, la mia carriera mi tocca venire lunedì prossimo da capo. No? Ebbene, è un piacere comunque, eh. così come un piacere eh, salutarvi e eh, rimandarvi a lunedì prossimo con Pane Amore Fidelis.